No, dico, ruppimi l'alto sonno nella testa, greve trono, sicch'io mi riscossi come persona che per forza desta, e l'occhio riposato intorno mossi, dritto, levato e fiso. Fiso riguardai per conoscere lo loco dove io fossi. Vero è che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso, dolorosa, che in tuono accoglie di infiniti guai, oscura e profondera, e nebulosa, tanto che per ficcarla lo viso a fondo io non vi discernea alcuna cosa. Dante Alighieri, ecco, quarto canto dell'inferno, no, perché avendo fatto quello spot di Panorama, vero, della letteratura di Ferroni, insomma, ci ho preso gusto e così ho rispolverato un po' i vecchi classici, ho rivisto un po' anche la dizione, ecco, ciao, sì, maestro di dizione, il mio maestro Franco Monaco. E dunque, io tra l'altro vorrei anche citare una cosa, ho saputo che a Cosenza hanno fatto come direttore artistico del teatro Rendano, Antonello. Antonello Antonante, ciao Antonello, mio compagno di scuola, abbiamo fatto tutto un percorso di studi. E dunque io volevo dire, Antonello, ascoltami, lo so che non ci vediamo da tanto tempo. Mi piacerebbe se tu mi facessi, un po' mi vergogno, ecco, venire a Cosenza in modo tale che posso, come dire, leggere al teatro. Sì, non mi prendere in giro. Mi piacerebbe qualcosa, non lo so, anche di Leopardi, no? Sì, tipo Silvio, rimembri ancora quel tempo? Oppure non lo so. Ah, poi tra l'altro, io sono di Corigliano, lo sapete, giusto? E quindi io vorrei anche citare una formazione del Cosenza. Una formazione del Cosenza quando era in Serie C, del primo Marulla, ed era Ciaramitaro, vero? Fucina, Longobucco, Aita, Rizzo, Silipo, Tripepi, tutti grandi giocatori. Chiaramente Tripepi era un uomo di grande cultura, esatto. Poi tra l'altro, ecco, esatto, cultura, che bella parola. E poi tra l'altro vorrei anche ricordare che Spigaweb mi piace, è un grande sito. Il webmaster, a mio avviso, è più bravo di Fiorello. Sì, è più bravo di Fiorello, solo che non so, non fa Viva Radio 2. L'intervista sta finendo, ecco, allora vorrei citare qualcosa, posso citare almeno un po' di Quasimodo o Montale, ecco i limoni per esempio, del tipo ascoltami i poeti laureati, si Raga, tu muovono hai finito soltanto tra le l'intervista, no? piante, Ah. ma fammi finire per favore, dai, fammi finire almeno il grande poeta degli ossi seppia. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro ci si mossa soltanto a pezzi in alto, è vero, tra le cimase, è vero.